Abbiamo appena visto tutto quello che è successo durante la seconda edizione del Campus Masterclass che si è tenuto presso il Hostess Riviera Resort, e voi dietro le quinte lo chiamate simpaticamente il Re Cappone. E devo dire che si sono viste veramente tantissime lacrime, quindi immagino che è stato un format veramente bellissimo su 6 giorni. Ma tante emozioni in 6 giorni, perché vedo che chi ha partecipato era davvero emozionato della bellezza dell'evento e delle emozioni che ha provato durante questi 6 giorni, ma anche triste perché era finito. Adesso a voi la parola per raccontarmi un po' qual è stata la vostra emozione, cosa avete vissuto voi durante questa seconda edizione. Magari Giuseppe, se vuoi iniziare tu. Ciao. I ragazzi hanno, in questo format, questo campus, hanno veramente a disposizione dei grandissimi professionisti in ogni campo, quindi è una cosa molto, molto rara, ripensando anche comunque a quando anche io stesso ho iniziato, a volte anni fa non c'era questa possibilità, queste situazioni in cui tu potevi avere questa situazione, diciamo. Quindi loro hanno questa opportunità, cercano di veramente di sfruttare tutto il tempo che hanno per migliorarsi, per le loro frequentazioni, per coltivare le amicizie, per migliorarsi sotto un aspetto tecnico e quindi poi di seguito anche il concorso. Quindi è un'esperienza unica ed è coinvolgente anche per chi la fa, diciamo, perché li vedi e poi li vedi e ti rivedi, quindi sei felice. Alessandra, passiamo a te un microfono. E ciao, tanto piacere. Intanto, guarda, Masterclass, io ho partecipato a tantissimi eventi giovanili, i giovani regalano sempre delle emozioni incredibili. Devo dire che Danilo, Emanuele, loro sono riusciti veramente a creare un prodotto meraviglioso, meraviglioso perché lascia non soltanto ai giovani, che sai loro sono pieni di entusiasmo, ma anche a noi adulti un qualcosa di veramente indimenticabile. Io sono sincera, adesso rivedendo queste immagini mi sono commossa, ma anche lì ero veramente molto provata, cioè quasi ero più triste io di loro di andare via, insomma. Poi l'organizzazione è curata nel dettaglio, perciò loro hanno attività, hai visto, H24, vivono questa esperienza a 360 gradi e sono sincera, cioè io la sto proprio promuovendo, non è un prodotto mio, però sono felicissima di aver potuto, insomma, partecipare, e ringrazio sempre Danilo di avermi dato questa possibilità, perché guarda, mi sono arricchita più io sicuramente di loro. Nella comunicazione sono stati bravissimi, perciò direi che, insomma, darei un 10 lode, guarda. Danilo, tu sei l'event director di Campus Masterclass, ci vuoi magari spiegare un po' il format di questo? Allora, io sono quello che viene sempre preso in giro, perché l'ultima giornata proprio mi escono fiumi di lacrime, e anche adesso rivedendo il recappone, appunto, quindi il recap di tutte le puntate, mi sono di nuovo commosso. Il format è un format ideato sulla formazione tecnica, ma soprattutto, mi permetto di dire, perché è quello che poi stiamo raggiungendo anche con i ragazzi che abbiamo proprio qui in fiera, è quello di creare un'aggregazione tra i ragazzi, cioè far riscoprire l'amicizia e quanto l'amicizia sia importante proprio nello sport, quanto avere un amico fuori del campo possa essere veramente un valore aggiunto su tutti i fronti. Quindi stiamo facendo, secondo me, un ottimo lavoro, perché i ragazzi ce lo dimostrano, abbiamo i ragazzi sempre in contatto con noi, e sono loro stessi che sono venuti qui allo stand Goldspan proprio per promuovere le prossime edizioni di Campus Masterclass, quindi siamo veramente contenti che loro siano gli sponsor di loro stessi.
Giuseppe, torniamo da te perché facciamo proprio il giro. E questo Campus Masterclass è un format che si divide in alcuni giorni in cui ci si prepara, ci si allena e poi ci sono anche delle giornate in gara. Come si è svolta questa seconda edizione? Come hai accompagnato nella tua veste di tecnico questi cavalieri ed amazzoni? Contrariamente a tanti stage dove la gara non fa parte dello stage, qui invece fa parte, quindi dalla parte dell'istruttore diciamo che è un po' più impegnativa perché li segui anche in gara, i ragazzi non li conosci, quindi non rimane una cosa comunque un po' astratta dove tu dai delle nozioni, poi loro le praticano, poi ci lavorano, invece possono metterle in pratica direttamente. I ragazzi si trovano bene, si sono trovati bene, bellissimo da parte dell'istruttore perché comunque vedi la progressione dei ragazzi, è diverso un pochettino, dato che faccio tanti stage, questo è un po' diverso perché alla fine devi inquadrarli in fretta perché c'è subito la gara, quindi è tutto molto immediato. Però è stato bello e anche per loro è molto interessante perché col cavallo che conoscono normalmente fanno anche delle cose nuove, tengono la mente aperta anche ad altre esperienze, a cose diverse. Sì, cose completamente nuove. Alessandra, rivolgo a te la parola. Credo che durante questo Campus Masterclass non solo i ragazzi erano in sella, ma si lavorava anche tanto sulla parte mentale, quindi sulla preparazione psicologica per poter affrontare anche la tensione di entrare in campo. C'erano degli allenamenti fisici, quindi bisogna anche essere in forma fisica ovviamente per poter affrontare questo sport, essere in forma, dare anche un supporto ai cavalli, giusto? E credo... Sì, assolutamente, guarda, infatti ti dicevo, la preparazione che loro, cioè l'organizzazione che hanno creato a 360 gradi gli dà una visione veramente ampia di tutto quello che è il mondo che gli sta intorno. Per quel che mi riguarda, che abbiamo insomma parlato un pochino, no? Di comunicazione e dell'importanza che loro devono dare a loro stessi perché proprio sono sponsor e promotori di loro stessi, ma anche di riconoscenza nei confronti di tutte queste persone che li hanno aiutati, perciò tutte le aziende che girano intorno al loro mondo. Perciò io, guarda, ti confermo e anche più insomma siamo qui e ne parliamo, più mi entusiasmo e dico che hanno trovato la formula giusta, cioè prepararli da lo spirito di squadra che ha una votazione molto importante a appunto alla comunicazione, ovviamente la parte tecnica, però proprio sono valutati in un aspetto di vita, che è questo quello che tante volte purtroppo, perché non abbiamo tanto tempo magari, ecco, giustifichiamoci un po' così, viene a mancare in questo momento invece in altre attività, ecco. Perciò assolutamente ti confermo che è un'esperienza unica. Esperienza dal vivo, quindi unica, ma avete anche dato la possibilità a chi non era partecipe a questo evento di seguire ovviamente tutto, perché oltre ad avere i social super attivi, tutto il web format è anche disponibile sul sito, che vi ricordo, www.campus4life.com, dove potete anche guardare tutte le puntate che sono state girate. Quindi ovviamente la comunicazione è stata super e super importante. Guarda, io voglio ricordare questi due ragazzi che sono appunto Kella e Lorenzo, che hanno fatto addirittura durante la seconda edizione questo TG divertentissimo serale, dove raccontavano proprio a piccole sei, proprio pillole, quello che succedeva. I ragazzi sono creativi, avanti mille anni luce, ci hanno fatto divertire, ci hanno fatto piangere, ci hanno fatto preoccupare, perché poi quando li vedi che sono in ansia, perciò io direi che questi ragazzi, grazie proprio sicuramente a Emanuele e Danilo e tutta la gente che ci gira intorno, Luca Marigio, insomma tutte le persone che lavorano, devono essere proprio, cioè, secondo me è l'esperienza più bella veramente a cui io stessa abbia partecipato, lo dico veramente con il cuore, e veramente sto in mezzo ai giovani da 14 anni, vivo insieme a loro, veramente.
Quindi voce ai giovani, voce. E sicuramente nei prossimi giorni avremo occasione di avere un po' di ragazzi del Campus Masterclass qui anche sul palco. Sì, abbiamo già dei ragazzi qui da noi che si occupano appunto delle varie iniziative che poi abbiamo proposto e promosso dopo Campus, tra le quali le estrazioni di tre premi che ci saranno nei giorni di giovedì, di venerdì, sabato e domenica, e saranno un paio di staff Safe Riding, un paio di stivali Romitelli e un Cap Italia. Quindi per chi non l'avesse ancora fatto può venire presso il nostro stand e registrarsi, basta fare la registrazione per partecipare appunto all'estrazione di questi premi. E se la cosa posso che volevo aggiungere, dire... se posso aggiungere, perché le ragazze dello stand prima mi hanno ricordato che chi si iscrive durante la fiera avrà in omaggio l'albergo durante la terza edizione. Esatto. C'è una terza edizione prevista dal 13 al 19 dicembre, sempre presso l'Orso Riviera Resort. E nel pacchetto per chi si iscrive durante i giorni di fiera è compreso l'hotel, cosa che non lo è di solito, quindi abbiamo fatto questa offerta proprio per promuovere quello che stiamo facendo qui in fiera. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa: il lavoro che è stato fatto per far vedere in 10 minuti quello che è Campus Masterclass e per passare ancora le emozioni è frutto di un lavoro veramente meticoloso fatto da parte di tutti i ragazzi della troupe che sono stati in grado di raccogliere quelle immagini e da parte di Luca e Giulietta che le hanno montate per far tutto quello. E Alessandra non l'ha specificato, ma il ruolo di Alessandra durante il format, durante la settimana, è stato quello di social media manager, in quanto abbiamo notato che tanti ragazzi, anche molto talentuosi a cavallo, non sanno poi proporre la loro immagine, e quindi abbiamo cercato anche in questo modo, con l'aiuto di Alessandra, con l'aiuto di Kella e di Lorenzo, di indirizzarli appunto su una comunicazione che riguardava appunto la propria immagine più corretta e che sia un po' più di appeal per le persone che possono vedere. Diciamo che, come diceva appunto Alessandra, è quello che abbiamo cercato di fare con Emanuele, è cercare di creare un format che accontenti e formi i ragazzi a 360 gradi. Naturalmente in una settimana riusciamo a fare il possibile, però i ragazzi sono impegnati veramente dalla mattina alle 8 alla sera alle 8 H12, diciamo. Esatto, torniamo un attimo ai ragazzi proprio perché ne parliamo. Infatti abbiamo visto che la vincitrice della seconda edizione, Alessia, sì, Alessia Inverardi, ha vinto anche la wild card e sta partecipando qui a Fiera Cavalli. Quindi oltre all'emozione meravigliosa di quello che è Campus Masterclass, ci sono anche dei premi molto interessanti in palio, sempre insomma in linea con ciò che anche Goldspan ha come persegue come ideologia, che è quella di dare proprio un supporto ai giovani talenti, ai giovani cavalieri che vogliono crescere e andare avanti. Assolutamente sì, Alessia in particolare, come nelle altre edizioni anche Kella e anche non mi ricordo, Gabriele, hanno avuto la sponsorizzazione da parte di Goldspan per 2 anni e anche nelle scorse edizioni sia l'Orso Riviera Resort che Goldspan hanno dato la possibilità di partecipare, in questo caso con una wild card per quello che riguarda Goldspan alla 123x123 Verona, e per quello che riguarda invece l'Orso Riviera Resort a un concorso internazionale ospiti proprio del comitato organizzatore. E diamo dei premi che continuano a formare i ragazzi, preferiamo dare dei premi che siano, sì, consistenti nella formazione, e questo è quello che, a cui teniamo e quello che vorremmo portare, sì, avanti nel tempo. Benissimo, vi ringrazio tantissimo di essere stato qua insieme a me in questa Lounge Goldspan per parlare di questo meraviglioso progetto. Invitiamo ovviamente tutti voi di venire a Verona, di venire in fiera, di venire al Padiglione 7 per iscrivervi alla terza edizione di Campus Masterclass e seguire insieme a noi tutto questo che è nel palinsesto di Jumping Verona e della Fiera di Verona. Grazie mille.
Vi auguro una buona serata, come anche a voi a casa davanti agli schermi, e vi ricordo che domani ripartiamo alle 8 del mattino, sempre con il Gran Premio 123x123 categoria bronze, e seguiranno tantissime iniziative anche qui nella lounge Gold Span. Avremo i ragazzi della World Solo Onlus, avremo Riccardo Pisani, anche lui tecnico di Campus Masterclass, e tantissimi. Abbiamo le estrazioni e abbiamo tantissime altre cose, quindi state con noi, ci vediamo domani, buona serata a tutti.